Ciao a tutti, in questo video, che in realtà è la prima volta che vi mostro perché non l'ho mai girato prima e sono davvero molto felice di girarlo perché non ho mai potuto mostrarvi quello che vi mostro ora perché non avevo il canale prima, dovete sapere che io e Martina ci inviamo da un bel po' di tempo perché noi ci siamo conosciute su YouTube e siamo amiche da un po' di anni, ci siamo sempre inviati un pacchettino con dei regalini che in realtà inizialmente era il regalino di Natale, successivamente è diventato il pacchettino Natale più compleanno, adesso direi che è un pacchettino che ci inviamo all'anno con dentro una serie di prodotti come diciamo regalino. Io dovrei spedire a giorni quello di Martina, perché tra una cosa e l'altra non sono ancora riuscita a farlo. Però Martina mi ha già inviato il suo, che è questo qui, che io vi voglio mostrare subito, perché ha dentro delle cose davvero molto molto carine. Quindi ringrazio Martina per avermi inviato il pacchettino e vi mostro subito quello che mi ha inviato. Allora, la prima cosa che vi mostro è questo set bellissimo di Balea, composto da... si chiama 7 regalo peeling al sale 200 ml più una spugnetta, quindi c'è all'interno questo peeling all'anguria e la sua spugnetta che è bellissima. Io non ho mai provato questo tipo di prodotto perché quando vedo i video dove mostrano questi prodotti, io non avendo DM vicino, ora che arrivo prodotti, arrivederci se ne sono già andati, però davvero molto curiosa di provarlo. Poi mi ha inviato questo bellissimo sacchettino con dentro una serie di cosine che adesso vi mostro. Allora, prima di tutto mi ha inviato delle sue creazioni che ora vi mostro, che mi piacciono sempre davvero molto, e sono questi orecchini che non so se lei mette a fuoco con la rosellina e una pallina trasparente che vediamo se riesco a farvi vedere bene. Eccole qua. Sono davvero davvero molto carini. Che non vedo l'ora di provare, questi, ok, e un braccialettino che è fatto proprio a mano, credo sia fatto in uncinetto, davvero molto carino. Poi mi ha inviato un sample di crema Mani Sien Tropical Summer, che anche questo non ho provato. Quindi sono davvero molto felice di provarlo, insomma di poterlo provare. Poi mi ha inviato al verde crema corpo 7 girasole e mandorle, anche questa mai provata. E sono davvero curiosa perché, come sapete, io, o se non lo sapete perché non avete visto il video, ve lo dico io ho un po' di problema con le creme, nel senso che sono un po' una sorta di come un'oca, tutto quello che metto non assorbo praticamente niente, quindi mi fanno tantissima scia bianca, ci vuole un bel po' di tempo prima che mi si assorba, insomma, la crema che metto, quindi più delle volte mi stufo, non la metto, eccetera, eccetera, quindi ho diversi problemi con le creme corpo, però questa lì, una crema corpo al verde non l'ho mai provata, quindi sono davvero molto curiosa. Poi mi ha inviato questo shampoo, sicuramente Absolute shampoo con estratto di quinoa delle Ande, forse la marca è Elgon Green, che è questo qua, è un marchio che non ho mai sentito, però lo provo molto molto volentieri. Ah, ok, per capelli colorati, secchi, danneggiati, colorati, ok. Poi mi ha inviato questa crema viso con estratto di carota, quindi antiossidante della Natural House, bellissima devo dire, e sono molto curiosa di provarla. Poi, sempre di Natural House, questa emulsione corpo con estratti di rosmarino idratante, anche qui molto molto, ve la faccio vedere anche. Molto molto curiosa di provarlo se mi stava volando via. Poi mi ha inviato questo ce la posso fare, smalto Soft Matte Nail Polish nella colorazione, allora voi non riuscite a vederlo ma è leggermente rosata, non rende la sembra bianco in realtà ma è leggermente rosato ed è una colorazione che di solito io utilizzo i nude comunque colorazioni molto chiare se non il trasparente per far sì che non mi si rompano perché in realtà non potrò utilizzare lo smalto al lavoro quindi utilizzo per lo più queste colorazioni, le altre sì le metto ma metti la domenica o il giorno di riposo mi stufo quindi tendo a mettere, se li metto queste colorazioni se non lo metto proprio. Poi mi ha inviato questo sample di crema viso Young e Active di Martina Gebhardt, curiosissima di provare anche questa qui. E poi questa mini taglia di bagnoschiuma solido di
Solid Cosmetics, penso sia l'azienda, è bellissimo, cioè io ve lo apro perché è meraviglioso da vedere. Eccolo qui, è una semiluna, cioè semiluna, semicerchio, ha una profumazione buonissima e sono davvero molto curiosa di provarlo perché io di solito, cioè il mio compagno utilizza le saponette, io le saponette sul corpo assolutamente no, quindi il poter provare, l'idea è quella di trovare un bagno schiuma solido che mi possa piacere, ma non ne ho ancora acquistati, sto dando una seconda, vorrei dare una seconda possibilità alle saponette visto che il mio compagno le utilizza, però sono molto curiosa di poter provare un bagno doccia solido. Poi mi ha mandato tantissimi campioncini, però prima di mostrarveli vi faccio vedere anche questa maschera. Dunque, maschera viso in tessuto idratante con acido ialuronico ed estratto di pompelmo. Cioè, veramente è una limited edition, voglia di aprirla? No, perché ha questo bellissimo coniglietto. Tra l'altro, io ho un coniglietto, quindi questa in realtà è una femminuccia. Ne ho due di coniglietti che dovevano essere due femminucci. In realtà, un bel giorno si è scoperto che era maschio e femmina, quindi non facevano coniglietti a tutto spiano. Quindi, per ora le abbiamo divisi, ma in realtà stiamo trovando una soluzione e quindi questa mi ricorda molto lei, mentre lui è un pochettino più, è un maschietto, insomma, ecco. Però davvero davvero molto molto bella la confezione, quindi non so se la utilizzerò. Boh, vedremo. Poi vi faccio vedere, adesso dovrebbero essere tutti i campioncini, che sono veramente tantissimi, cioè io ve li faccio vedere, sono tantissimi, poi magari non ve li faccio vedere ora uno a uno, ma ve li farò vedere quando li utilizzo, cioè veramente Martina si è superata, mi ha mandato una quantità infinita di campioncini e ce ne sono ancora, però devo dire che li sto rivalutando tantissimo, guardate quanti campioncini. E l'ultimo è questo, crema corpo. Ok, comunque ripeto, sono davvero tantissimi. Ora io non ve li faccio vedere uno a uno perché non penso che vi interessi vedere i campioncini uno a uno. Se dovesse farvi piacere comunque sapere magari i campioncini che ho, quelli che ho utilizzato, ma in realtà vedrete un prodotti finiti settembre dove ve ne mostro parecchi. Comunque me ne ha mandati davvero tanti e sono davvero contenta perché in realtà è vero che ne ho tanti da smaltire, ma nell'ultimo periodo li sto rivalutando tantissimo perché, come dicevo, ho un po' di problemi con le creme corpo e mi stanno aiutando per capire quali corpo fanno al caso mio e quali profumazioni rimangono tali, cioè buone, comunque gradevoli sulla mia pelle e non virano così tanto e creano una sorta di puzzo. E quindi davvero molto felice di provarle tutti, soprattutto le linee nuove che mi aveva detto che mi mandava di Erbolario, che sono queste, se non ricordo male, che sono davvero molto curiosa di provarle. Io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo al prossimo video e vi chiedo anche se volete aiutarmi a crescere perché sono piccolina, vi invito a mettere un like, a lasciare un commentino che a me fa sempre davvero molto piacere e di iscrivervi al mio canale e se volete rimanere aggiornati, comunque sapere quando pubblico i video, dovete attivare la campanella. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!